Una terna di coordinatori per rilanciare il partito di Forza Italia in Calabria, nella provincia di Cosenza. Carmelo Salerno, Luigi De Rosa e dall'alto Tirreno Cosentino Antonio De Caprio, sindaco di Orso Marzo. Il coinvolgimento del territorio per interpretare lo stesso e le esigenze di questo territorio. Si parte con quale obiettivo, Antonio De Caprio? Si parte con l'obiettivo, come hai ben detto tu, di coinvolgere il territorio. Il partito scende nei territori, condivide con i territori le linee guida delle strategie, se così possiamo chiamarle, o della nuova progettualità politica che anima il centrodestra, in particolare Forza Italia. Siamo una triade quasi del tutto nuova. L'unico riconfermato è Luigi De Rosa, già coordinatore provinciale e coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia. Abbiamo assunto questa carica con umile volontà di servizio e con la voglia di dare voce ad un territorio, forse il territorio dell'Alto Tirreno Cosentino per troppo tempo è rimasto inascoltato. Basta pensare alle ultime vicende sulla sanità, sui trasporti, sul turismo, che è croce e delizia della nostra area. Quindi sono tanti, l'agricoltura, tanti sono i contenuti anche della nostra prima uscita avuta ieri nella Valle dell'Esaro, dove abbiamo recepito la volontà da parte di forzisti anche della prima ora di dare un contributo fattivo alle cause alla causa di un partito che mai come oggi vuole stare vicino alla gente e vuole mettere al primo posto la dignità dell'uomo. Come diceva lei, una regione in crisi, un governo di centrosinistra in affanno, non bisogna nascondersi, il centrodestra, Forza Italia hanno l'obiettivo, vogliono riconquistare la cittadella. Forza Italia ha l'obiettivo principalmente di riconquistare il governo, quindi di conquistare con le politiche l'anno prossimo il ruolo che gli spetta, il ruolo che il presidente Berlusconi sta tracciando sempre meglio nei suoi interventi. Bisogna sottolineare che la sua discesa in campo ha portato dei benefici. Credo che ancora abbia la forza di poter dire la sua e di poter animare un centrodestra che è pronto a prendere in mano le redini del governo e dirà la sua anche a livello regionale.